allora che la cicciara con l'ortensia. Con l'ortensia? Ma dai, la parla anche a quel piatto. Ah no, capì? Con la sciola ortensia. Allora la trova per i sodeggi. Bisognerà andare che tra una poiuretta diventa un canoccio. Si incorgerà me da fare l'orda. Oh, ti credi? Pago i miei dubbi quando comincia. E dovrà anche salutas. Salutas? Perché? Ma sì, la madica in vinda sti di. La per tornare a casa sua. Ma sì, la di dici dal partito. Ma perché ti palisci io? Da fastidio la sua presenza. No, no. A dici tu ma che la dovresti stare qui da minuto, ma fino alla fine d'agosto e sei già in metà d'ottobre. Poverina, dai, che sole sempre da parlare. Oh, che da parlare, lo so, sta con i miei scima. Certo, se sei mai trovato. Oh, Sergio, Sergio, che è arrivato Monica con questo pacchetto. Al posting, la sbaglia un'altra volta. Grazie, ma c'è che è una bella sfortuna. Benvenuto, chiama come ti, che oltre al resto sta musica che tua. E la dica la verità, perché il calù speciava un pacchetto al genere. Ah, ma era mia da chirotti. Ma credi bene, chi paese sono gli unici che fa la collezione di Santi. Sì, ma guarda che bello. San Vincenzo, la San Patrizio, la Santa Rita anche. E il Sant'Ignazio! Ma la Santa Rita ti chiedi già! Sì, ma questa è un'altra! E poi guarda, da tre che adorazione che è molto, ma molto più severa! Ma io mai capire, sei comunque il Sergio, che usa chiama come tia, sia anche parente! Ma di neanche per scherza, Caterina! I sacciamo uguale, ma i miei parenti neanche lontanamente! Tutta un'altra razza! Che lì l'ho messo per bocca! Allora le provo il contrario dal mio Sergio! Ah, ti può di dirciare forte! Al diavolo! E l'acqua santa al messaggino, le dita a scuola, Gesa e Ca, che l'altro, le tutca e case chiuse. Per carità! E invece lui, ma vada, ma vada! L'orgoglio della sua mamma. Come fai a farti uscire bravo? Un maestro da scuola che fa la comunione, tu ci dici, bene, ma bello come sono! L'avrei saputo di me, tu ci dai da sto mondo. Invece sei contenta da me? Allora lì mia di questo, Caterina. Ma ti sei una mamma per il suo figlio. Lavorare sa sempre al me, Cughè. Se usare sa per lui, a sa contentare so mai. E invece lì io sei contenta. Oh, adesso fa mia la modesta. Anche a te ti sei proprio mia, da brutta via. Troppa grazie, Sant'Antoni. Ti devi portare pazienza. Con questa mamma innamorata del suo figlio. Al Sergio ti dì che tra due o tre dia torni a casa mia. Ma da buon dia, ma ti verrei già tornata tu? Sì, oramai ho approfittato anche troppo della vostra ospitalità. Ma ti vorrei scherzare, mamma? No, Sergino, adesso sul serio, forse che mia fai casone, perché mia son tanto riservata e ho cercato la fastidia almeno con po' di. Ma sì, che è quasi primes che sono chi da voi altri. 94 tardi, 6 ore e 30 minuti. Ma questo significa niente, eh? E ora, mamma, ti sei venuta dalla famiglia, ti devi stare qui in Tahiti, no? No, ma guarda caso, o che hai due che tu intanto hai ore e minuti. Ma non per caso succede qualcosa, ma ti sei mai stata bene con noi? Ma che? In vita mia sono mai stata in Cinec, ma sono manca di Madrid. Anche a me sei abituata a mangiare bene, roba sofisticata, e avevi messo 5 kg da troppo. Chi da vi altri invece, tutta roba la buona, mangia impossibile, frugale, in poche parole dove fa dieta. Ma forse ti che anche da tornare a tua, in piccolo? Oh, lei neanche a questo, a ti sei venuta in fa la vostra visina, piuttosto che sta in una cagranda, pulita, tegni da ben, tutta per me. E sto mecchi da vi altri. Grazie! Per tutta la volta al cielo fa mia sto torno. No, wow. Mia torna anche a mia, ma perché ne arriva il momento. A me rompe quando si decide di regalare un bel udin. Ma ti dici davvero, ma te che sono da diventa nona? Non si capisce, usare un peccato mortale, spreca un patrimonio da cromosomi come te. Gemma, ti devi pensare che al finire un po' devi saggiare qualcosa anche da me? Cosa capis? L'importante però, lei conciava l'intelligenza dal suo padre. Ecco, mamma e ma, anche la bellezza. E poi per resto, pazienza. Ale, stai arrivando a casa, ciao, e porta a casa. Beh, mia messa la vado da sola a preparare la mia roba, eh? Sì, che bisogna mai? No, grazie. Avrà si vostri impegni. Di Sergino, continua più a correci i compiti di tua alunni, sì, 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 brava.
da voi, se no prima da una via la trova sicuramente qualcosa di a casucchelle. Ma sì, ma... Cinetto,
o alla stagione dei Herbetter Camp. E invece ti sai cosa, Fobi? Hai vinto mai nessuno, Fobi Sushvel? Per forza, con una moglie sci modesta, tipo di mia, fa una vita da società, del jet set. La tapparessa fa doma figure. Pensa che un giovane sci studioso, in sci brillante, un po' di arriva molto in alto. Sì, sì, in alto. Sono una cadrega. Ti sei almeno sicuro che è buona legge? Mi l'ho mai vista con un libro in mano. Sì, mamma, se ti metti che ieri te l'hai vista con l'enciclopedia medica, sì. Ah, sì, sì. Ma la doprana, per sistemare la gamba d'alta o cubalava. Oh, la sapeva, mamma. Che niente a fa. Quando vuna la nas campagnola. Prima o poi la trova sul campagnolo e adesso finisce la dofella mia moglie, che fin di qui te potrei soffendo manca mi. Per carità, Sergino, mi ma son mai permettuta da criticare su. Oh. E a cominciare mia adesso. A farò mia come lei, che la si è permettuta da di che ha solo una ficcanà. Una ficcanà, smi, roba dall'altro mondo, che la sta nel cielo in terra. La Caterina, ma quando l'avresti trovato del genere, dai? Ah, no, va a vedere in dal diari, che la tegni in dal suo comodino. Cosa ha scritto? In dal suo diari? Mi frugando dal suo casè? Ma allora la gabbia tutti torna di cazzo un gran ficcanà. Basta, Sergio. Mi adesso ho finito le valise. In sci tra due o tre dì a potrei continuare la vostra vita modesta senza nessuno che va di disturba. Oh, dai, mamma! Oh, e senza questa pora vegeta, che prima da morire la si è sentita dì che la cadetta pizza il suo più. Ah, ma disincamoi, quando amori, amori la scremata! Sì, sì, crema da cioccolato da vaniglia, Che la farò da finire con questi compiti, cosa? Signor direttore, ma che sorpresa! Quelli avanti! Oh, buongiorno però, maestro! A disturbi! Oh, niente affatto, niente affatto! Che sorpresa, quella, si accomoda! A passare per casa a stipare, e ma son di, perché mi hanno salutato il nostro bravo e valoroso maestro, Sergio Battistozzi? A proposito, una capena dopo la sua, ne vina un su, il nome e cognome identico al suo, sì, e sì. Quindi si rende deciso. Sì, era il suo direttore, un omonimo, ha disimili problemi con la causa, ma non sa, sei veramente contento di avere chi con lui nella nostra casetta, una umile ca. E dopo ti metto il cappotto. Ma puttana la minima che mi domestic, ma potevo fare quel cosso. No, no, grazie, purtroppo era di pasta, potevo più per me una volta. Ma cosa dici, si giovani e gagliardo? Magari, caro maestro, magari, ormai, in settembre, sai che mi Sì, sì, so, un meritato riposo per lui, ma una gran perdita per tutta l'istituzione scolastica. Ringrazio, caro Sergio, ma chi tu dipenderai, da chi tu mi sostituirà? Oh, chiunque sarà mai alla sua altezza, direttore. Udì, mi invece sono convinto che il mio successore potrà sostituirmi, più sa che degna me. Ma pensa, ma lei magari già sta individuando qualche candidato. Oh, carina però la soccale, Sì, le modesta, ma sì, la gran vantaggio da aver smisinga la scuola. A chi vuoi mia figlia, vero? No, sono direttore, ti senti ogni tanto che lavoro un su. Ah, quando mi avrei che avrei bisogno di una capo su grande? Quando sarà il momento che pensare in me? Vuoi vedere questa città? In settembre potresti lasciare la mia da qua e mi ero col pensionato in una casetta da campagna. Sarebbe troppo gentile, direttore, da par sua, ma sa benissimo che le mie possibili. La caduta lui, appartiene all'istituzione scolastica e quindi è destinata al direttore di scuola. Ma appunto no! Come? In nel senso che... Ah, ma sono permesso a proporre alla commissione di studi quale mio successore. Proprio ieri la deputata che l'aveva presieduta mi ha convocato e mi ha domandato per un nome di un candidato. Oh, ma signor direttore, ma mi assomma, trovi le parole? Ma dai, Sergio! Non virtuoso, preparato, modesto, la sua condotta morale è imprensibile. La sua etica, il suo senso da lui. Quanto ci può senzialità per ottenere che posto? Ma sono direttore, mi stupiasse sarò l'attezza. Ma no, no, sono d'accordo con la commissione che è incaricato di rappresentare per esaminare la deputata di studio e la contessa Mengozzi. Per esaminare? Faccio benissimo che la nostra istituzione è da sempre basata sui principi di elevatissima morale ed etica indefessa. Sì, sì. Non è necessario che il candidato sia buono incarnato di principi, specialmente dalla sua vita
ricorda mia da me. A se sei in vista il giuramento al messer Gino, a son la sua mamma. Tanto piacere da fare la sua conoscenza, Sciora, a se ne proprio chiedesco il suo figlio, le ne hai un momentino da là. Ma che ti può succedere che cosa? Ma no, Sciora, sono domani passata a fare la visita a un di nostri migliori maestri, mi sembrava valoroso. La povera orgogliosa dal suo figlio. Ma grazie, signor direttore, che piacere sentì parlare in sci. Ho cercato di fare del mio meglio, soprattutto quando che più il suo babbo. E la fai un bel lavoro. Al suo figlio le vende più stimata tutta la commissione di studi. Addirittura? E pensa che le amo giovani. E voga davanti un brillante futuro, a se li proprio venire a parlare da questo con lui. Dal suo futuro? Perché? Cos'è che è in ballo? La vecchiora, mi in settembre andrò in pensione e farò parte di VIP. Vecchi in pensione.